Io credo, come diceva il giudice De Gioia, che ovviamente bisogna trovare un bilanciamento tra quello che è il diritto alla salute del detenuto con quello che è un po' la coscienza sociale. Non dimentichiamo che la nostra malavita organizzata è tra le più potenti del mondo, che ha commesso crimini efferati, ucciso avvocati, magistrati, poliziotti, sacerdoti, ha creato veramente un disagio sociale enorme. Quella è la pandemia storica del nostro paese, è quello il virus culturale del nostro paese che dobbiamo estirpare. Per cui i magistrati devono adottare certe misure, perché sono loro che decidono, soltanto come ultima spiaggia.